Sto passando di qua e ho notato questa aiuola con tante viole di vari colori, dal rosso al giallo al bianco, e poi però ho notato stranamente, ecco, delle viole color viola. Ecco, delle viole color viola sono un segno triste, spento, buio. E guardandole cercavo di ricordarmi qualcosa, di capire, e mi sono ricordato, mi hanno fatto ricordare così, quando ho pubblicato un video nel 2018 dell'arrivo, alla fine del 2018, dell'arrivo dell'asteroide a forma di teschio sulla Terra. È la seconda volta, e mi ricordo che la prima volta dissi, che passò vicino alla Terra, che era un brutto segno, un presagio. In effetti, l'anno dopo morirono cantanti famosissimi durante il corso dell'anno. Ecco, un evento, il teschio, l'asteroide a forma di teschio, che mi fece percepire qualcosa di brutto, e qualcosa di brutto l'anno successivo accade, e morirono così dei cantanti famosi. Era il 2016, tanto è vero che sui giornali scrissero l'anno maledetto, il 2016, per la morte di personaggi così famosi. Ecco, e quest'anno, nel 2018, l'asteroide passò più distante dalla Terra, quello a forma di teschio, ma anche in quel caso feci presente che era un brutto segno, perché arrivava a novembre. Sì, novembre, il mese dei morti. E in effetti, a novembre del 2019, scoppiò, o iniziò a espandersi, a nascere, a trasformarsi, come si vuol dire, in una importanza, il virus che sta seminando il panico e la morte in tutto il mondo, il Covid-19, il coronavirus. Ecco, queste viole mi hanno ricordato quel teschio che a novembre, nel novembre del 2018, passò vicino alla Terra, anche se più distante, come ho detto prima, del precedente passaggio, nel 2000, alla fine del 2015, segnando la morte, poi causando, comunque nel 2016 ci furono appunto le morti di molti personaggi famosi, soprattutto cantanti. Ecco, anche in quel caso mi sembra che la percezione che ho avuto è stata esatta, giusta, perché esattamente un anno dopo, a novembre, come già ho detto in altri video, percepì che sarebbe successo qualcosa di brutto e ne feci un video. Era il 21 novembre 2019. Esattamente nello stesso periodo in Cina si era già sviluppato, o girava, tra virgolette, infettava le persone il coronavirus. Quel coronavirus che ora ha chiuso in casa milioni di persone per evitare il contagio. Già. Come dire, anche in quel caso, in quell'occasione, il video che è sul canale a lui Ferri anticipò una verità, che il teschio, che l'asteroide a forma di teschio avrebbe portato, era un brutto presagio, avrebbe portato qualcosa di brutto, sarebbe successo qualcosa di brutto sulla Terra. E ora tutti lo vediamo. Come dico sempre, dopo le varie percezioni o presagi, devo aspettare che vengano confermate dai fatti. E anche in questo caso l'aiuola o le viole color viola mi hanno ricordato quel famoso video in cui annunciavo che sarebbe successo qualcosa di brutto con l'avvicinarsi dell'asteroide a forma di teschio. Già, e ora i tram viaggiano vuoti o quasi, perché la gente, come ho detto, è stata invitata dal governo a rimanere in casa per non prendere il coronavirus e riempire gli ospedali, come accade in questi giorni di emergenza sanitaria.
concludo questo video interpretando un po' questi colori della aiuola. È come la vita, ci sono momenti belli, risplendenti, ci sono momenti pieni d'amore come il rosso là in fondo, di gioia, ci sono momenti bianchi, sì, le nascite, i matrimoni, e poi all'improvviso arrivano i momenti brutti, perché come ho già detto in molti video, la gioia è seguita sempre da un'enorme tristezza. E il periodo che stiamo vivendo è simile a quelle viole, triste, buio, spento. Questa è la vita.